esame degli atti, in data 7-9-2017 è stato approvato il bilancio di previsione 2017-2019, schema di bilancio, persistenza e salvaguardia degli equilibri di bilancio. Atto che è stato poi oggetto di pubblicazione all'albo pretorio il 21-9-2017. Invece il documento unico di programmazione, parliamo sempre di deliberazioni di giunta comunale, è stato approvato, adottato diciamo il 29-2017 e poi mandato in pubblicazione il 21-9-2017. Quindi, come ben si evidenzia, le date di pubblicazione sono identiche. È molto probabile che al momento della pubblicazione sia stato il sistema abbia inserito per errore questa indicazione della data del 29 che era sicuramente successiva nella delibera del 7. Siccome riteniamo che per errore, per una maggiore trasparenza e per evitare ogni forma di possibile contestazione sugli atti e sui documenti di bilancio, abbiamo acquisito questa richiesta da parte della minoranza, questa mozione d'ordine, ritengo sia necessario in questo momento deliberare sulla stessa, eventualmente per regolarizzare questo che a mio parere è più un errore formale che non sostanziale, in quanto gli atti di bilancio non sono assolutamente inficiati per quanto riguarda il loro contenuto, si tratta semplicemente di una questione di errore nell'inserire queste informazioni, prova ne sia appunto che è avvenuto il tutto con una coincidenza delle date di pubblicazione al momento della pubblicazione. Sì, con la delibera 100 si è proceduta alla meccanizzazione degli uffici, quindi per quanto riguarda anche questo aspetto. Si tratta adesso, Presidente, di deliberare sulla mozione eventualmente per riconvocare il consiglio. Sì, sui punti che riguardano il DUP e il bilancio di previsione 2017-2019. Quindi, se siete... Posso modificare? Allora, francamente, le motivazioni e le ragioni addotte dal segretario comunale mi convincono e penso ci convincono ancora di meno rispetto al presunto errore, perché qua non si tratta di un errore formale che poteva essere in qualche maniera quindi un refuso. Qui si tratta invece che il giorno 7 di settembre avete dato tra l'altro un atto che andava adottato ancora prima di approvare lo schema di bilancio, perché è un po' come il governo e il Parlamento approva il DEF, che è il documento di economia e finanza, va adottato e approvato prima di approvare la legge di stabilità, quindi questo è un fatto scontato. Quindi la stessa cosa è avvenuta qua. Cioè qua che cosa è avvenuto? Che il giorno 7, di fatto, perché poi in materia amministrativa la certezza delle date è un elemento essenziale per la completezza dell'atto, e invece abbiamo registrato dagli atti che il giorno 7, in questa delibera, e mi auguro soprattutto per i componenti della giunta, che presumo che materialmente la delibera l'abbia pubblicata e quindi di fatto fatta il segretario comunale o qualche collaboratore, però
il giorno 7 di settembre si richiama questa delibera di giunta, quindi per l'approvazione del DUP, che poi nella pubblicazione probabilmente, quindi mi viene da pensare, la presunzione è che il giorno 7 già sapevate che dopo 13 giorni avreste approvato con già una delibera il DUP. Quindi noi riteniamo che non si è trattato invece di un errore, perché di errore non si tratta, qui c'è la certificazione tra l'altro, cioè il fatto poi che sia stato pubblicato prima il DUP e poi il bilancio di previsione, però sa bene che con la pubblicazione si dà efficacia agli atti amministrativi, ma di fatto la dichiarazione in questo caso della confusione, ma soprattutto perché si tratta di atti che si sa bene, si tratta di atti che fanno parte integrante, poi il documento unico di programmazione deve essere recepito all'interno del bilancio di previsione, quindi di fatto non c'era. Ma non è soltanto perché non c'è, anche perché parliamo di una situazione di un bilancio già di per sé complesso e sul quale abbiamo delle forti perplessità, sia per quanto riguarda i richiami e le carenze, basta soltanto pensare alla omessa approvazione per quanto riguarda il piano di razionalizzazione delle società partecipate, che avete soltanto pubblicato l'altro ieri, invece andava pubblicato, caro segretario, lei lo sa molto bene, entro il 30 di settembre. Così come dai rilievi fatti dall'organo di revisione, perché non basta, è un po' come le aliquote IMO, non basta la delibera di giunta, cioè il fatto che abbiate materialmente fatto la giunta il 28, ma non significa che il provvedimento va ratificato, va ratificato il Consiglio Comunale, ma la cosa importante è che andava ratificato il Consiglio Comunale entro il 30 di settembre. E poi chiaramente, perché parliamo di complessità alla luce di questi aspetti evidenziati, anche per i rilievi fatti dal revisore dei conti, quindi voglio dire, voi li assumete oggi, e lo dico con, diciamo, la serenità, senza voler inferire, però vi rendete partecipi di un atto che è viziato alla base, perché appunto c'è questa illegittimità di fondo, ed era da parte nostra doveroso sottolineare questo aspetto. Quindi chiaramente noi faremo seguito alle cose già preannunciate, e mi auguro che soprattutto alla luce di quelli che sono i programmi sulla trasparenza degli atti amministrativi si faccia poi nelle sedi opportune i dovuti chiarimenti in merito a questo aspetto, che ci vede già in ritardo di 3 mesi rispetto all'approvazione degli equilibri di bilancio, cosa che avevamo già sottolineato, però sapevamo che era un'amministrazione che si apprestava a subentrare da poco alla guida di un comune di per sé già dissestato, certamente non per responsabilità vostre, ma per responsabilità di chi vi ha preceduto, quindi di quella giunta che ha gestito soprattutto i 5 anni, non solo i 5 anni, però chiaramente da questo momento in poi la responsabilità e la continuità amministrativa è nelle vostre mani, al di là di quelle che saranno poi le determinazioni che riterrete di dover o voler affrontare e approfondire su questo tema. Solo per una rapida precisazione per quanto riguarda
riguarda l'approvazione della diciamo, della deliberazione sulle partecipate, sulle gestioni partecipate, la stessa è stata adottata nei termini, il problema è semplicemente di renderla. Ma l'ha adottata dal Consiglio Comunale, segretario, non dalla Giunta. È stata adottata dalla Giunta Comunale, diciamo. Ma non era un termine comunque perentorio, non è un termine perentorio. Quindi non, diciamo, non cambia la sostanza della questione. Per quanto riguarda invece il piano della razionalizzazione delle spese, mi pare che lei ha detto, anche quello è stato adottato, ma non si era ancora, diciamo, non è ancora andato in pubblicazione. Il problema è in questo momento però stabilire se il Consiglio Comunale intende aderire alla mozione d'ordine oppure no, e quindi eventualmente rinviare la discussione di questi argomenti. Allora, in un'ottica di chiarezza estrema, noi dobbiamo verificare quanto asserito dall'opposizione. È un dovere verso i cittadini innanzitutto, e trattasi sicuramente di un errore materiale, su questo non c'è dubbio. Tra l'altro, forse il segretario in un passaggio non è stato molto chiaro. Dalla delibera 100, che è quella in questione, proprio quel giorno si è partiti con la meccanizzazione e quindi la pubblicazione. E noi stiamo verificando se è successo proprio lì, e possiamo andarla a verificare insieme con i nostri responsabili che pubblicano, in quanto l'amministrazione ha deciso di pubblicare online il tutto. E pare che in quel giorno ci sia questo problema, che sicuramente è un problema che noi vogliamo chiarire, come è giusto che l'opposizione abbia detto. Quindi noi ritiriamo i punti 2 e 3, questa è la nostra intenzione. Domani mattina alle ore 9 riconvocheremo il Consiglio Comunale, in quanto il regolamento parla chiaro, va fatto direttamente qui, e dobbiamo comunicarlo soltanto agli assenti, come dice bene il punto all'ordine del giorno. È giusto che questa vada, ma noi non abbiamo avuto il minimo esito di chiedere chiaramente sia al segretario, sia al ragioniere e sia sopra ai responsabili, perché l'amministrazione da me presidiata vuole questo, e abbiamo detto ce ne andiamo quando siamo sicuri che le cose siano state fatte in piena regola. Tra l'altro bisogna dividere poi eventualmente, se ci sono tra virgolette delle responsabilità, ma che sicuramente saranno nella direzione dell'errore puramente materiale, in quanto questa amministrazione non ha nulla da nascondere. Per il resto mi sembra che se si vuole continuare sugli altri punti, oppure sì, vogliamo dobbiamo votare sulla mozione. Adesso votiamo degli argomenti. Sì, sì, votiamo sulla sospensione appunto dei punti 2 e 3 e di parlarne poi domani, di rinnovare l'effettivo del Consiglio Comunale per domani. Quindi votiamo per sospendere i punti. All'unanimità, sì. Quindi andiamo avanti sul Consiglio Comunale. C'è l'approvazione del regolamento nonno vigile, relazione al consigliere D'Alessandro. Sì. Buongiorno a tutti, grazie Presidente. Sarò breve perché è un argomento sicuramente importante, ma che ci toglierà poco tempo. Niente, questa è una proposta dell'approvazione del regolamento relativa a delle figure, quali saranno i nonni vigile, che ci daranno una mano per quanto riguarda soprattutto la sicurezza, per quanto riguarda l'entrata e l'uscita dalle scuole dei nostri bambini. Quindi diamo un'opportunità, tra l'altro, oltre ad avere queste figure diciamo comprese di età compresa tra i 50 e i 75 anni, diamo una possibilità, dicevo, a queste persone di continuare magari la loro attività una volta in pensione, magari
diamo la possibilità di integrarsi nuovamente e di sentirsi vivi ancora una volta a disposizione della collettività. E ovviamente queste persone si interfacceranno con il comando di polizia locale che vi darà delle indicazioni, delle direttive dopo aver seguito un corso, quindi saranno indottrinati, avranno delle nozioni in base e come comportarsi per quanto riguarda questo tipo di attività. Se volete io posso tranquillamente leggervi il regolamento, ma appunto trattandosi di un argomento che immaginiamo tutti come può essere articolato, io lascio la parola al Presidente e se c'è qualche intervento da parte vostra, non so, ne discutiamo. C'è qualcuno che ha dei dubbi o passiamo direttamente al voto? No, siamo d'accordo, ci mancherebbe altro, anche perché tutti i comuni, quasi tutti i comuni d'Italia hanno adottato questa delibera, per cui esprimiamo a nome dell'opposizione il nostro voto favorevole a questa dimostrazione che quando le iniziative proposte vanno nella giusta direzione, un'opposizione costruttiva fa il suo dovere, avallando le proposte della maggioranza. Bene, allora passiamo direttamente al voto, o il sindaco vuole vedere qualcosa? No, dico soltanto che questa è un'iniziativa che va nella direzione del coinvolgimento dei nostri nonni che spesso si ritrovano soli e quindi è importante reintegrare la terza età nella società facendo sentire vive queste persone che ancora hanno tanto da dire e soprattutto l'interagire con i bambini porta a beneficio sia ai bambini che ai nonni, anche perché oggi non sono più i nonni di una volta e quindi i nonni sono, come si dice, coinvolgenti, giovanili e possono sicuramente interagire anche in altre azioni con i bambini, non soltanto accompagnarli a scuola, ma magari vivere anche i giochi con loro e quant'altro. E questa poi sarà una esperienza che noi espanderemo anche in altri momenti per i nostri nonni che andranno a lavorare anche, abbiamo alcuni di loro che ci hanno chiesto di lavorare per il verde ed altre attività di supporto appunto alla nostra società. Bene, passiamo allora al voto, per alzare di mano, chi è favorevole? Tutti, all'anonimità. Consigliari, reazione a... Sì, oggi noi proponiamo l'adozione di un regolamento per le commissioni consultive anche finalizzato poi a istituire una commissione in materia di sviluppo urbano. La finalità è quella sostanzialmente di creare degli organismi che possano essere di raccordo tra chi amministra i cittadini e chiaramente tutte le rappresentanze politiche. Lo facciamo oggi in materia di decoro urbano perché, essendo noi un comune a vocazione turistica, riteniamo sia necessario valorizzare e quindi rendere tutto più bello, tutto ciò che ci circonda. Il regolamento prevede la nomina di 5 membri all'interno delle commissioni, 4 saranno diciamo, a scelta della maggioranza come dell'opposizione e verranno poi adottati nominativo con il decreto del sindaco che nominerà anche il presidente. L'individuazione delle persone sarà fatta in una fase successiva, magari anche per dare la possibilità all'opposizione di scegliere un proprio rappresentante, quindi ne daremo comunicazione al segretario comunale che poi informerà il sindaco per l'adozione del relativo decreto. Quindi passiamo direttamente a votare. Siamo d'accordo perché tra l'altro le commissioni sono previste dallo statuto e dal regolamento ed è anche in questo caso un elemento per avvicinare di più un po' non soltanto sui temi che interessano il comune ma per una più completa partecipazione ai processi del nostro comune. Quindi
poi potremmo fare anche il nome volendo, quindi da questo punto di vista non abbiamo problemi. Sì. Sara. Sì, ma è verbale, quindi la consigliere Sara. Bene, questo, questa è una delle tante, questa è una delle tante commissioni che l'amministrazione intende istituzionalizzare, che vanno nella direzione della collaborazione e del coinvolgimento, affinché il palazzo sia sempre più vicino ai cittadini, e poi nei prossimi giorni ci saranno anche incontri nelle varie frazioni per nominare dei responsabili di quartiere e quant'altro. La commissione del bello che noi così definiamo, ma che può essere decoro urbano o quant'altro, è un'individuazione appunto attraverso queste figure di persone, di cittadini che si adopereranno per far rilevare e sensibilizzare i cittadini nelle, appunto quando incontreremo delle criticità. Vedete, molto da fare c'è per quanto riguarda il bello, e questa amministrazione ha già dato dei segnali importanti che nel corso degli anni diventeranno sempre più numerosi. Ma soprattutto quello che stiamo così verificando è questo finalmente cambio di mentalità e una piena consapevolezza da parte dei cittadini a curare di più il bello. Quindi da parte nostra questo ci spinge ad andare avanti, perché i nostri concittadini hanno sposato questo progetto e secondo me non aspettavano altro. Notavo proprio che nelle frazioni oggi si sporca di meno, perché vedendo che il lavoro fatto ha premiato, e di questo devo dare atto al consigliere Saturno, ha messo così nelle condizioni affinché sia nata una nuova coscienza. E questo andrà anche nel privato, perché segnaleremo anche ai privati nelle loro case le recinzioni, le ringhiere, tutte le situazioni così che abbruttiscono tra virgolette l'ambiente, e sono sicuro che con queste relazioni che ci faranno i responsabili e con l'aiuto anche del consigliere appena nominato, sicuramente si potranno così creare dei momenti di aggregazione, ma soprattutto con risultati che andranno poi a premiare le nostre belle cittadine. Allora, quindi passiamo al voto. Per alzare di mano, sempre favorevole. Tutti. Per quanto riguarda invece il membro, sarà il nostro delegato all'ambiente, Saturno Iosea, fa parte di questa commissione e di cui sarà anche presidente, e poi nomineremo invece gli altri che presideranno appunto la commissione. Allora, passiamo quindi al sesto punto, la nomina del vicepresidente del Consiglio. Caso in cui io non sia possedita a presidente del consiglio comunale, ci vuole il vice, e nomino il consigliere Orlando Laino. Ora non è presente, gli sarà comunicato. Passiamo oltre. Sì, ho preso spunto anche dall'articolo del regolamento. Noi abbiamo voluto dare anche in questa carica istituzionale segnale di apertura e di appunto collaborazione. Come bene diceva il Presidente del Consiglio, abbiamo individuato nella persona più anziana, che ha più anni di militanza in Consiglio Comunale, nel consigliere Laino, la figura di Vicepresidente del Consiglio, al quale, anche se oggi è assente, auguriamo un buon lavoro. Un lavoro che aiuti appunto sempre di più questo nostro comune a poter iniziare quel processo di riunificazione di cui tanto ha bisogno l'intera collettività. Bene, passiamo direttamente al numero 7.
all'ordine del giorno numero 7 sui criteri per le nomine sindacali in enti, società, associazioni e istituzioni. Relaziona il vice sindaco. Punto 7, abbiamo una proposta del sindaco. Come sappiamo, l'articolo 50 del TUEL dà al sindaco il compito di nominare i rappresentanti del comune presso gli enti, le aziende e le istituzioni. Con questa proposta si vogliono adottare quelli che sono, diciamo, gli indirizzi ispiratori delle nomine che poi successivamente il sindaco farà. Per quanto riguarda i requisiti, gli indirizzi che il sindaco suggerisce, innanzitutto sono relativi alla capacità giuridico e amministrative delle persone che saranno nominate, e questo si attesterà attraverso la presentazione di un curriculum. Devono essere persone che sono in possesso di diritti civili e politici, hanno i requisiti di eleggibilità e compatibilità con la carica di consigliere comunale e abbiano anche un'esperienza lavorativa, sociale, che sia effettivamente congrua con la carica che poi vanno a rappresentare. Spetterà poi chiaramente sempre al sindaco, con decreto, revocare queste persone quando si trovino in una situazione di incompatibilità con la carica che in quel momento ricoprono, perché magari assumono degli indirizzi contrastanti con quello che la linea e l'indirizzo politico-amministrativo dell'amministrazione, con linee guida che sono state adottate dal Consiglio Comunale, o perché ad esempio non partecipino per 3 volte consecutive senza giustificato motivo agli incontri che si faranno. Quindi questi sono gli indirizzi generali che il sindaco propone di adottare al Consiglio Comunale. Allora, chi è favorevole a questa proposta? Alla maggioranza sì? Chi astenete? Ok. Allora, passiamo al punto 8, all'applicazione di criteri generali per del numero di momenti di uffici e servizi e del relazione sempre alle vice sindaco. Sì, per il punto 8 in realtà la Giunta nel 2013 ha già adottato un regolamento in materia di sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, però con la proposta odierna noi immaginiamo un regolamento che sia più flessibile e quindi che ci faccia raggiungere come uffici, come servizi che poi si erogano ai cittadini, una maggiore flessibilità e quindi efficienza. Immaginiamo pertanto, per esempio, per quanto riguarda i dipendenti comunali, che non ci sia una limitazione di conoscenze soltanto nel settore specifico di appartenenza, ma che si riesca a formarli su più settori in modo che anche in caso di assenza un altro possa sopperire, e questo finalizzato proprio per migliorarne l'efficienza. Votiamo, chi è favorevole? Maggioranza, anche l'opposizione. Bene. Quindi all'unanimità. Sono favorevole. Passiamo al punto 9. Allora, andiamo a votare per approvare lo schema di convenzione da stipulare con i comuni membri ed aggregati dell'articolo 30 del TUEL per l'individuazione dei linee di sviluppo integrato e la programmazione di un intervento territoriale aggregato. Quindi, relazione del sindaco. Sì, bene, sapete, le dimensioni territoriali molto spesso precludono di attingere a fondi dell'agenda 2014-2020. Così in modo isolato, e quindi gli enti locali hanno interesse diretto per la pianificazione, l'implementazione e per la gestione di politiche
delle territoriali integrate, dovranno essere perseguite quale interesse pubblico generale. In particolare il nostro comune, come tutti sapete, è membro capofila del coordinamento dei comuni che fanno riferimento al comprensorio del Monte Pulcherino. Con noi c'è Camerota, Cellule, Centro, Roccolaluse e quant'altro. Quindi per non precludere chiaramente l'ente e quindi facendo un lavoro di squadra oggi in un'ottica di vedere in modo territoriale e raccogliere tutte le opportunità che ci vengono date, è giusto che noi oggi aderiamo a questo schema di convenzione. È una delle linee strategiche che il Comune di Camerota intende proporre nel tavolo istituzionale che si formerà appunto soprattutto per il recupero dei centri storici delle quattro frazioni nostre e per la valorizzazione dell'immenso patrimonio a nostra disposizione. Il nostro comune in questa linea è strategico in quanto è uno dei comuni più importanti e da subito la nostra amministrazione si è prodigata per entrare in tutti i tavoli nella piena condivisione di tutti i progetti. Oggi c'è la necessità di lavorare in sinergia con gli altri comuni per poter in ogni circostanza appunto cogliere tutte le opportunità che altrimenti da solo per la numerica degli abitanti, come in questo caso, verrebbero precluse. Quindi io chiedo il voto unanime per quelli che sono i progetti condivisi per tutto il territorio del Cimento. In questo caso l'ente capofila, come ben sapete, è appunto la comunità montana. Posso? Annunciamo il voto favorevole, ma nella stessa ottica già enunciata nel precedente Consiglio Comunale, quando ci siamo ritrovati a votare l'accordo con il Comune di Centola ed altri, in quanto per le stesse ragioni ormai l'agenda 2014-2020 prevede la possibilità di finanziare una città di una popolazione che supera i 50.000 abitanti o l'unione dei comuni che superano i 30.000 abitanti. E proprio ormai nell'ottica e nella considerazione che la comunità europea sono orientati a considerare non più i singoli comuni, le singole realtà, ma a dare l'asse. Quindi questa proposta della comunità montana va in questa direzione, per cui ritengo sia utile e necessario aderire alla proposta della comunità montana, proprio che dà maggiori opportunità e possibilità di poter accedere poi a quelle che sono le risorse comunitarie, quindi con progetti integrati di quest'area vasta che è stata individuata con tutti i comuni che la compongono. Bene. Quindi passiamo al voto. Chi è favorevole? Tutti. Passiamo all'ultimo punto. L'approvazione del regolamento per l'erogazione dei servizi della mensa scolastica, relazione del consigliere Perozzi. Buongiorno a tutti. Al punto numero 10 proponiamo la votazione per l'erogazione del servizio di mensa, come l'abbiamo redatto insieme con l'aiuto dell'ufficio delle politiche sociali e l'abbiamo pensato al fine di disciplinare il servizio di refezione scolastica fornito alle scuole pubbliche del territorio comunale. Lo scopo del servizio, secondo la nostra visione, è quello di integrare il tempo del pasto con quello della scuola, proponendolo come momento aggregativo e finalizzato anche ad obiettivi di educazione alimentare. Sono due i punti che ci hanno spinto maggiormente a proporre questo regolamento. Il primo è per consentire alle fasce
più bisognose l'esenzione o l'esenzione oppure delle agevolazioni tariffarie per le fasce più deboli appunto, e anche per chi avesse insomma più di un figlio ad usufruire del servizio. Il secondo invece riguarda le commissioni mensa che abbiamo intenzione di istituire come organo di controllo e di vigilanza per coadiuvare insomma il lavoro dell'amministrazione comunale. Questo è il sunto. In linea di massima siamo d'accordo, anche se le esenzioni relative ai primi, secondi, terzi figli già erano state previste anche nel passato, quindi mi sembra giusto, soprattutto in una fase come questa di crisi economica e di difficoltà, soprattutto penso che il compito di un'amministrazione deve essere quello di facilitare le famiglie numerose e quindi anche attraverso le selezioni della situazione familiare, quindi reddituale, in base a cui agevolare le famiglie. Quindi su questo penso che non c'è alcun dubbio. Invece per quanto riguarda la commissione, penso che vada integrata anche attraverso la partecipazione in accordo con l'ASL, perché è necessario che questa sorta di commissione di accesso, soprattutto per la qualità dei pasti, perché è chiaro che c'è in ballo non voglio dire la politica, ma c'è in ballo la salute dei nostri figli, penso che è necessario coinvolgere nella redazione, quindi nel disciplinare poi successivo per quanto riguarda l'istituzione, insieme poi al Consiglio di Istituto, anche l'ASL, perché l'ASL poi è il soggetto che sovraintende per quanto riguarda gli aspetti civico-sanitari e quindi anche per quanto riguarda poi la qualità e la provenienza dei cibi. Quindi su questo siamo d'accordo, l'unica nota che inserire appunto questo aspetto relativo all'ASL. Sì, come ha detto il collega Guzzo, sono anch'io d'accordo, faccio complimenti a Vincenzina per la chiara esposizione della proposta, ribadendo quello che ha detto Pierpaolo, vorrei sottolineare per quanto riguarda il menù, io non so quando è stato fatto l'ultimo aggiornamento delle tabelle dietetiche da parte dello specialista dell'ASL, quindi bisogna verificare un attimo quando è l'ultimo aggiornamento, ma più che altro verificare molto attento che si rispettino i calendari, cioè nel senso spesso ho visto, è capitato che nell'arco della settimana se il tecnico, il dietologo dell'ASL imponeva di mangiare un cibo piuttosto che l'altro spesso venivano invertiti, non so se sono stato chiaro, magari se mercoledì c'è pasta e il giorno dopo c'è un'altra cosa, cause esigenze interne alla società che gestisce la mensa spesso invertivano quello del calendario alimentare. Questo non va bene perché lo specialista dell'ASL praticamente mette su una tabella dietetica perché ha delle regole ben precise, introito e apporto di vitamine, proteine, grassi e quant'altro distribuito nell'arco della settimana, e in nessun modo assoluto chi gestisce le mense possono autonomamente variare appunto quello che la tabella su indicata, quindi è importante questo oltre anche alla qualità del cibo che somministriamo ai nostri figli. Grazie. Prendo spunto da quello che mi dici, ci siamo interfacciati con la dietista dell'ASL chiedendo anche un appuntamento per capire fino a che punto ci possiamo allargare per andare incontro alle esigenze dei bambini, tante volte non sempre la dieta prevista dall'ASL rispecchia i gusti dei bambini. Ho chiesto un incontro per rimanere appunto nella grammatura, nella variazione dei cibi, un incontro con l'ASL per capire come muoverci in questo senso. E a tal proposito
ci, come, come dire, usufruiamo di questa commissione per controllare sempre, anche da parte dei genitori, sono previsti, quattro componenti da parte dei genitori, quattro da parte del, del personale scolastico, quindi abbiamo cercato di pensare questa commissione ascoltando tutte le voci, soprattutto quelle dei, dei genitori e dei bambini. Quindi assolutamente ci teniamo tantissimo a questo servizio, speriamo di garantirne la qualità. In aggiunta a quanto detto, mi fa piacere che tanti punti all'ordine del giorno vanno nella direzione della condivisione, ci terrei innanzitutto a complimentarmi con l'assessore Vincenzina, soprattutto per il lavoro che ha svolto, ma non soltanto nell'ambito delle mense, perché da subito, dal primo giorno, quest'anno come forse mai, i bambini hanno avuto i libri di scuola già dal primo giorno, che è stato un bel segnale vedere i bambini già con i libri nelle proprie cartelle. E il lavoro anche continuato con le scuole che sono state abbellite, messe in sicurezza, e tanto si sta facendo oggi, si stanno facendo dei lavori per delle ringhiere a Lentiscosa e per consentire a dei portatori di handicap di poter raggiungere le proprie aule con i meno disagi possibili. E abbiamo curato molto la mobilità anche sotto questo punto di vista, cercando di accorciare le distanze. E in questi giorni proprio abbiamo avuto anche la disponibilità, grazie a delle persone che hanno voluto sostenere questa amministrazione, con un così con le lavastoviglie nelle scuole, delle aziende private che ci hanno donato delle lavastoviglie, i piatti in ceramica, evitando così vecchie diatribe che non preferiamo più non ricordare, e attrezzare appunto le aree per le mense, per rendere ai bambini, oltre che al regolamento per il servizio, anche più servizi proprio nelle mense. Tutto questo nella direzione di migliorare appunto la qualità. E sotto questo punto di vista, per quanto poi si parlava dei controlli, noi come amministrazione saremo spesso a pranzo con i bambini per controllare, lo faremo personalmente, e quindi il sindaco si prende l'impegno che ogni tanto arriverà nelle scuole per andare a mangiare con i bambini e verificare come vengono appunto preparati i pasti. Una sorta di controllo qualità asfissiante da parte nostra, sarà questo quello che chiederemo agli aggiudicatari di questo servizio, facendo molta attenzione alla qualità e all'igiene, soprattutto alla qualità dei prodotti che saranno poi dati appunto ai bambini. Tra l'altro con l'ASL abbiamo istituito questa sorta di appunto commissione di controllo qualità, e cercando anche di aggiornare gli schemi, come diceva bene l'assessore Vincenzina Perazzo, gli schemi riguardanti appunto ai pasti che spesso non sono adeguati, come diceva pure il consigliere Del Gaudio. Quindi innanzitutto immedesimarsi nella responsabilità che questi sono i nostri bambini e dobbiamo fare il massimo nella perfetta trasparenza affinché questo lavoro avvenga di gruppo, di squadra, con le mamme alle quali chiediamo di seguire i bambini, di darci dei consigli. Non saremo da subito perfetti, perché è inconcepibile pensare che dal primo giorno tutto possa funzionare, ma ci sarà quella forbice che noi ogni giorno cercheremo di restringere, cercando appunto di andare incontro alle esigenze dei bambini, che è una priorità di questa amministrazione, ma non solo nelle mense, ma anche per altri tipi di servizi. Volevo chiudere, come abbiamo detto, rinnovando appunto la convocazione del Consiglio Comunale domani mattina in via straordinaria ed urgente, almeno 24 ore prima del giorno stabilito per la prosecuzione della donanza, quindi appunto alle ore 9 di domani, quindi dobbiamo fare più tardi, dobbiamo fare alle... possiamo metterci d'accordo con l'opposizione, se voi ritenete opportuno possiamo farlo
verso le 11, va bene? Allora alle 11 in un'unica convocazione in seduta straordinaria. Essendo tutti presenti, la convocazione è già avvenuta, tranne che per il consigliere Laino, al quale oggi diremo appunto, daremo informazione di quanto è avvenuto. Nient'altro da aggiungere, il presidente, dopo la votazione, la parola al presidente. Quindi votiamo per il regolamento sulla mensa. Chi è favorevole? Tutti. Bene. Allora, come già detto dal sindaco, ci ritroviamo domani alle 11:00 prima convocazione.